Ciao a tutti, amici del Libro del Martedì, e oggi rieccomi qua a parlarvi di, per inaugurare, anzi, direi, una nuova rubrica che terrò io. Non ha cadenze particolari, quindi non sarà settimanale, mensile, semplicemente avrà cadenza di ogni volta che trovo qualcosa di bello di cui parlarvi, ve ne parlo. Ma come avrete intuito dal titolo, si tratta di una rubrica destinata a parlarvi di film tratti da libri. Il primo film, la prima trasposizione cinematografica di cui voglio parlarvi è la trasposizione cinematografica di Hunger Games: The Catching Fire, o meglio, La ragazza di fuoco. Io ho questa versione qua con copertina cartonata, sovracopertina, così, edito Mondadori al prezzo di 17 euro. E qua ci sono anche le copertine del primo e del terzo libro. Allora, il film è uscito da un paio di settimane nelle sale. La trama in due parole, anche se sono sicura che tutti la sapete già e forse anche meglio di me. Allora, nel primo film avevamo lasciato Katniss e Peeta al ritorno, alla fine dei 74esimi Hunger Games. Quindi, qui li ritroviamo Katniss e Peeta alle prese con la ripresa della vita quotidiana, solo che è una vita quotidiana molto cambiata rispetto a quella che avevano prima degli Hunger Games, perché sono alle prese quotidianamente con le telecamere, eventi mondani, e senza contare che siamo nel periodo in mezzo alle due edizioni degli Hunger Games, quindi la 74esima e la successiva 75esima, periodo nel quale ai vincitori viene richiesto di fare un tour della vittoria, ovvero di viaggiare per i 12 distretti e ricordare, insomma, onorare i caduti, sì, onorare i caduti di ogni distretto per poi arrivare a Capital City e lì presenziare alla festa che li incoronerà di nuovo vincitori e ricorderà a tutti degli Hunger Games. Sempre nello stesso periodo, però, il presidente Snow e Plutarch, che è il capo degli strateghi, devono pensare alla nuova edizione degli Hunger Games, quindi la 75esima edizione degli Hunger Games. Edizione molto particolare rispetto alle altre, poiché è un'edizione, diciamo, speciale, definita un'edizione della memoria, ovvero un'edizione in cui gli Hunger che ha cadenza venticinquennale e nella quale diciamo, gli Hunger Games sono ancora più sfarzosi e ancora più particolari rispetto al solito. In questa edizione il presidente e Plutarch decideranno di far partecipare i concorrenti vincitori degli scorsi Hunger Games, o meglio, che i tributi per questa edizione verranno scelti tra i vincitori delle edizioni precedenti. Questo perché intento di Plutarch e di Snow è quello di eliminare Katniss, perché Katniss, diciamo, grazie al suo atto di coraggio che aveva fatto durante i 74esimi Hunger Games, è diventata e sta diventando per tutti i distretti il simbolo di una rivoluzione. E quindi nei distretti si stanno verificando delle manifestazioni, delle sollevazioni, diciamo dei principi di rivolta, di rivoluzione, per cui la gente non è più sottomessa e timorosa di rispondere alle forze dell'ordine, ai pacificatori, come vengono chiamati, ma anzi la gente risponde va contro i pacificatori, inizia appunto a rispondere e a non essere più sottomessa, ma comincia appunto a reagire. Questo viene visto come il segnale, il campanello d'allarme da Plutarch, no, dal presidente Snow, per una nuova rivolta, e Snow non vuole, vuole evitare il ripetersi di una nuova guerra. Per questo, all'inizio del viaggio della vittoria, proprio prima che Katniss parta per questo viaggio, va appunto Snow va a casa di Katniss e le ricorda che lei deve fingersi sempre più innamorata di Peeta, poiché
appunto i distretti non hanno creduto al suo giochino, ma hanno interpretato appunto il suo gesto come un gesto di sfida al governo. Questo per Snow è inaccettabile, per cui dà un ultimatum a Katniss e le dice praticamente o tu convinci tutti, anzi convinci me che sei innamorata di Pita, oppure la tua famiglia sparirà, la tua famiglia, il tuo distretto, i tuoi amici spariranno. Ovvero i tuoi amici e il tuo distretto scompariranno e moriranno. Con questo peso sulla coscienza, Katniss intraprende il viaggio della vittoria. Di questo fatto, di questa conversazione avuta col presidente Snow, però non informa né Haymitch, il suo precettore, insomma, né Pita. Fino a quando non succederà un patatrac e sarà costretto appunto a metterli in guardia rispetto le minacce ricevute da Snow. Mi fermo qui perché rischierei se no altrimenti di fare spoiler, ma vi dico che questo film riserva delle grandi sorprese, dei grandi colpi di scena, e co così come li riserva il libro. Se avete precedentemente letto la trilogia di libri, il film vi sembrerà, come il primo, abbastanza fedele al libro, anche se, come ha specificato il regista in un'intervista, il regista Francis Lawrence, appunto in un'intervista ha detto che per necessità registiche, per necessità di sceneggiatura e diciamo, di contenimento dei tempi, ha dovuto. Per esigenze tecniche ha dovuto appunto tagliare delle parti che a mio avviso sono diciamo così superflue e comunque ha dovuto diciamo così ottimizzare i tempi facendo succedere delle azioni in un tempo diverso rispetto a quelle del libro. Nel complesso però il film è davvero come dire fedele, il film è davvero fedele al libro in quanto allora, in linea generale il film non stravolge il libro, ma anzi il senso generale del libro e le vicende generali del libro vengono rispettate con molta fedeltà. Certo è che se per esempio un bacio succede all'inizio piuttosto che verso metà del libro, la cosa non cambia. L'importante è che questa cosa avvenga e che si colleghi agli altri eventi in modo sensato e che non sia, diciamo, buttata lì in mezzo alle altre cose, come per dire sì, succede anche questo e basta. La regia, nonostante sia cambiata rispetto al primo film, rimane comunque di qualità molto elevata. Il regista di questo secondo capitolo è Francis Lawrence e direi che ha mantenuto più o meno lo stile di regia del precedente, anche se secondo me questo regista si è dimostrato più all'altezza rispetto allo scorso all'altezza del compito. È cambiata anche la fotografia e in questo si vede, poiché per esempio l'illuminazione, i colori sono molto più vividi e più presenti, mentre nel primo film, se vi ricordate, era tutto più sul grigino. Come attori protagonisti ritroviamo ovviamente Jennifer Lawrence, che no, non è parente del regista, che si dimostra sempre all'altezza del suo personaggio, si dimostra nonostante la sua giovane età, lei ha un anno in più di me, cioè se ci penso, vabbè, mi sembra una cosa incredibile. Si dimostra all'altezza del personaggio di Katniss Everdeen, che nonostante nel libro sia anche più giovane di lei, dimostra un'audacia e una prontezza di carattere che sono, secondo me, invidiabili. E Jennifer Lawrence riesce molto bene a interpretare questo personaggio, l'ha fatto suo, si vede, diciamo che rende Katniss molto vera e molto ben fatta. Altri due protagonisti sono Peeta Mellark, il concorrente insieme a Katniss degli Hunger Games, e che anche in questa occasione si propone per l'arena dei 75 Hunger Games come volontario, poiché era stato selezionato Haymitch, ma lui si offre volontario al suo posto.
L'attore che interpreta Pita è ancora John Hutcherson e anche in questo caso troviamo un attore, anche se giovane, comunque capace e capace di svolgere il ruolo per cui è stato assunto, appunto, è capace di interpretare un ruolo comunque anch'esso complesso nell'insieme, perché nonostante Pita abbia molti difetti e sia sempre un po' diciamo il cucciolo, tra virgolette, da proteggere, lui riesce comunque molto bene ad interpretare questa personalità un po' delicata. Poi troviamo sempre Liam Hemsworth nel ruolo di Gale, ovvero il migliore amico amante di Katniss. Tra l'altro ho scoperto che Liam Hemsworth, vabbè, ci poteva anche arrivare, è il fratello del più celebre Chris Hemsworth, che è l'interprete ovviamente bellissimo di Thor. C'è da dire che è uscito meglio il fratello maggiore rispetto al minore, però questi sono gusti personali, se preferite i biondi o i mori. Vabbè, inutile dire che ci siamo dimenticati dei ragazzi in quanto a bellezza, perché Katniss, o meglio Jennifer Lawrence, è veramente una gran bella ragazza, e anche se nell'arena, insomma, è sudata, sporca, così, diciamo che per l'occhio, secondo me, ne vale la pena andare a vedere questo film. Importantissimi due personaggi sono il tributo del distretto 7, la ragazza, e Finny Kodair, il tributo del distretto 11, no, 6 o 11, non mi ricordo, che aiuteranno appunto Katniss nell'arena. Questi personaggi sono molto importanti anche al fine del terzo film, poiché chi ha letto il libro lo sa, chi non li ha letti e aspetta il film, aspetterà il colpo di scena del terzo film. Detto questo, secondo me rimane un film assolutamente da andare a vedere se avete letto i libri, perché secondo me non ne rimarrete delusi, ma anzi, ritroverete quell'amore per i libri che avevate, se ce l'avevate. Io, per esempio, appena uscita dal cinema, sono dovuta correre a casa per leggere, per riprendere appunto la lettura del secondo libro. E secondo me ne vale la pena, anche se non avete letto i libri, o comunque se avete visto il primo film, questo sicuramente ne vale la pena, perché non ne rimarrete delusi, ma anzi ritroverete anche voi l'amore per questo film, perché veramente è anche se ambientato in un'altra, diciamo, in un futuro distopico, è comunque molto legato a temi attuali e interessanti. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video di questa rubrica. E potete già immaginare, vista la mia passione per i libri fantasy, di che film si tratterà. Comunque, non appena lo vedrò, vi farò sapere che cosa ne penso. Noi ci vediamo al prossimo video e vi saluto. Ciao!